Cari amiche, bentrovate. In questo tutorial voglio farvi vedere come si lavora lo scialle asimmetrico ai ferri. La lavorazione è molto semplice. Lavorare questo modello consiglio sempre un ferro circolare da almeno 80 centimetri, in quanto andando avanti con il lavoro le maglie diventeranno molte e su un ferro normale dritto è possibile che non entrino tutte. Oltretutto è anche più comodo lavorarli con il ferro circolare, perlomeno per quanto mi riguarda. Abbiamo bisogno anche di un piccolo marcapunti della misura adatta al ferro che utilizzerete. Allora, partiamo con il nostro nuovo modello e montiamo due maglie sul ferro. Dunque, io sto lavorando con un filo molto sottile, ma ho preso un ferro da 6, anche perché solitamente questo tipo di filato è bello lavorato con un ferro più largo, più grande, in modo da avere dei punti più morbidi. Primo ferro. Un aumento nella prima maglia, quindi un diritto normale, mettiamo il ferro dietro nella stessa maglia e estraiamo di nuovo un punto, quindi abbiamo il nostro aumento, due maglie e al diritto la successiva ed ultima. Abbiamo tre maglie quindi con il nostro aumento. Secondo ferro rovescio del lavoro, si lavorano due maglie al dritto, facciamo un aumento sull'ultima. Uno e due. Ecco qua. Terzo ferro, torniamo sul dritto del lavoro. Iniziamo con un aumento. Ok. Adesso lavoriamo due maglie insieme a dritto, quindi prendiamo due maglie successive e lavoriamo al dritto normalmente. L'ultima maglia la lavoriamo al dritto. Quarto ferro e anche gli altri ferri pari che lavoreremo in successione, lo lavoriamo tutto al dritto, le maglie che si presentano, finché non ne rimane solo una sul ferro, quindi dritto, dritto. Arrivati all'ultima maglia, facciamo il nostro aumento, lavorando davanti e dietro. Quinto ferro. Iniziamo con l'aumento e così sarà sempre, insomma, da questo lato. Diciamo all'inizio del dritto e alla fine del ferro dietro, del rovescio, faremo sempre, sempre il nostro aumento. Quindi un aumento. Lavoriamo due maglie insieme a dritto. A diritto le ultime due maglie. Una e due. Nel quinto ferro abbiamo 5 maglie.
Allora, lavoriamo il sesto come abbiamo fatto con il quarto, quindi lavoriamo tutte le maglie a dritto finché non ne rimane una sola. Arrivata l'ultima maglia, lavoriamo il nostro aumento. Settimo ferro, un aumento, prendiamo davanti e poi dietro. Ok, abbiamo il nostro aumento. Prendiamo due maglie insieme a diritto. E lavoriamo le tre maglie al dritto, le ultime tre, così. Una, due e tre. Poi andando avanti con il lavoro capirete il perché di queste due maglie lavorate insieme a diritto. Ottavo ferro, di nuovo tutto al dritto, fermandoci prima dell'ultima maglia. Uno, due, tre, 4 e 5. Sull'ultima maglia facciamo il nostro aumento. Ferro numero 9, partiamo sempre con l'aumento. Ecco qua le nostre due maglie. Due maglie insieme a dritto. A diritto le maglie rimanenti, che in questo caso sono quattro. Una, due, tre e quattro. Il ferro 10 va lavorato come abbiamo lavorato gli altri ferri pari, quindi tutto a dritto finché non rimane un'unica maglietta sul ferro di sinistra. Eccoci qua. Ora facciamo il nostro aumento. Vi faccio già notare che questo lato c'è un lato che va sempre dritto, mentre l'altro si allarga. Bene, passiamo al nostro undicesimo ferro. E qui entra in gioco il nostro piccolo marcapunti. Iniziamo con il nostro aumento, quindi una maglia presa davanti e una dietro. Facciamo un diritto, mettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo. Dopo il marcapunti lavoriamo due maglie insieme a dritto. Così. E lavoriamo a dritto le quattro maglie restanti. Una, due, tre e quattro.
Allora, da questo momento in poi noi avremo sempre il nostro marcapunti che sposteremo solo sul ferro dietro del rovescio, poi vi mostro perché. Quindi, da questo momento in poi, queste saranno le maglie che lavoreremo e che rimarranno sempre le stesse. Da questo lato avremo tutti i nostri aumenti. Passiamo al dodicesimo ferro lavorando tutte le maglie al dritto e facendo l'aumento sull'ultima. L'unica differenza è quella che vi mostrerò tra poco. Ossia, lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie al dritto, quelle che abbiamo prima del nostro marker, del nostro marcapunti. 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente, quando lavoriamo il ferro a dritto, noi dovremmo avere 6 maglie dopo il marcapunti. Ora, siccome abbiamo fatto la diminuzione nel ferro precedente, in quanto abbiamo lavorato 2 maglie insieme a dritto, noi adesso ne abbiamo 5. Quindi, per evitare che ci possiamo sbagliare, lavorando al ferro dispari, noi spostiamo il marcapunti, lavoriamo la sesta maglia e ripiazziamo il marcapunti, in modo che quando giriamo il ferro, noi sappiamo che dopo il nostro marcapunti dobbiamo lavorare 2 maglie insieme a dritto e quattro diritti successivi, perché le maglie saranno sempre queste. Quindi dobbiamo solo ricordarci sul ferro rovescio di spostare il marcapunti non dove si trova, ossia dopo la quinta maglia, ma dopo la sesta lavorata dritto. Ok, abbiamo quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie al dritto. Abbiamo spostato il nostro marcapunti. Ora lavoriamo al dritto la maglia successiva e facciamo il nostro aumento sull'ultima. Cioè, spero di essere stata chiara. Non è difficile, è soltanto ecco che dobbiamo ricordarci che passando al tredicesimo ferro noi dobbiamo avere 6 maglie dritte, 6 maglie dopo il marcapunti. Quindi vi faccio vedere di nuovo perché ecco, non è complicato, è soltanto ecco all'inizio capire il perché di questo movimento. Allora, tredicesimo ferro, facciamo il nostro aumento iniziale. Lavoriamo al dritto le maglie che si trovano prima del marcapunti. Facciamo scivolare il marcapunti sul ferro di destra e lavoriamo le prime 2 maglie insieme a diritto. Ora lavoriamo a dritto le 4 maglie rimanenti. 1, 2, 3 e 4. A questo punto la nostra lavorazione continuerà ripetendo sempre i ferri 12 e 13 fino a quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata. Passiamo al ferro 14, in questo caso il ferro pari, lavoriamo le nostre maglie al dritto, 1, 2, 3, 4, 5. Togliamo il marcapunti, lavoriamo la sesta, rimettiamo il marcapunti, lavoriamo a dritto le maglie prima dell'ultima e nell'ultima facciamo il nostro aumento.
Ferro successivo sul davanti del lavoro, subito l'aumento. Al dritto tutte le maglie prima del marcapunti. Passiamo il marcapunti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie abbiamo sul ferro di sinistra, lavoriamo le prime due maglie insieme al dritto e poi 4 diritti finali. Ecco qua. Questa, vedete, è una parte a legaccio che rimarrà sempre dritta e sempre uguale. Questo lato andrà ad aumentare man mano che lavoreremo i nostri ferri. Ora vi mostro cosa succede lavorando la nostra maglia, le nostre due maglie insieme a diritto. Guardate cosa succede nel momento in cui noi facciamo le nostre due maglie al dritto. Il lato in cui le maglie vanno ad aumentare si inclina. Vedete? Questa è la parte in cui noi lavoriamo le nostre sei maglie facendo due maglie insieme al dritto e quattro diritti. E questa invece è la parte in cui noi facciamo gli aumenti all'inizio del ferro davanti e alla fine del ferro dietro. Praticamente le maglie prendono questa inclinazione. Vi faccio vedere poi come chiudere le maglie. Io vi consiglio di chiuderle utilizzando sia la chiusura elastica che quella normale per evitare che tiri troppo il lato in cui chiuderemo le maglie, lavorerò in questo modo. Quindi farò inizierò con la chiusura normale, quindi lavoriamo due maglie al dritto, accavalliamo la prima maglia sulla seconda, di nuovo una, chiudiamo normalmente la maglia successiva. Ecco qua. Poi facciamo una chiusura elastica, nel senso che lavoriamo di nuovo una maglia al dritto, non li accavallo, ma faccio un gettato. Le prendo tutte e due insieme, le precedenti, e le passo sul gettato. Lavoro di nuovo una maglia al dritto normale e la chiudo con quella precedente. Di nuovo una maglia normale e la chiudo con quella precedente. Alterniamo nuovamente facendo un nuovo diritto, non accavalliamo, ma facciamo il nostro gettato sul ferro. Prendiamo tutte e due le magliette precedenti e le accavalliamo sul nostro gettato. E chiudiamo, continuiamo normalmente. Vedete che non rimane morbido e non restringe la parte chiusa.